Assessore Ferrante, dopo l'incontro avuto al CONI con il Presidente Roncelli, dove parlavate proprio di questo accordo tra di voi, devo dire che siete stati velocissimi nell'attuare questa idea, quindi una grande sinergia. Sì, anzi, secondo me ci abbiamo messo anche troppo tempo, io l'avrei fatto anche prima. Sicuramente le intenzioni erano quelle di lavorare in comunione con Sergio Roncelli, col Presidente regionale, ma anche con Malagò siamo in contatto continuo, già abbiamo avuto tante sinergie e tanti appunto interventi sinergici che si sono sempre rivelati positivi per lo sport e quindi evidentemente remiamo tutti nella stessa direzione. Infatti il senso di questo protocollo è creare una alleanza tra le istituzioni ai più alti livelli possibili, quindi cercheremo di andare anche oltre per ragionare in termini evidentemente di benessere delle persone e di fruibilità dello sport per tutti quanti i nostri cittadini. La vostra idea è proprio quella, avvicinare quanto più possibile i giovani allo sport e soprattutto quelli che hanno maggiore difficoltà. Infatti oggetto del protocollo d'intesa è anche questo, l'accesso e garantire le condizioni effettivamente di pari opportunità per tutte le categorie, dai meno abili ai meno abbienti, ma anche per esempio un punto importante che mi piace sottolineare è quello di consentire pari opportunità anche alle donne in ambito di lavoro sportivo e di imprenditoria sportiva femminile, quindi ci occupiamo e abbiamo come obiettivo quello di renderlo fruibile a tutti e di garantire comunque la fruibilità alle categorie più deboli sicuramente. Presidente Roncelli, un incontro quest'oggi con l'assessore del sindaco di Napoli per questo protocollo importante di cui si era già parlato in una precedente riunione. Sì, questo è un protocollo che parte da lontano. Quando il professor Manfredi era candidato a sindaco di Napoli, chiese di venire a incontrare il mondo dello sport al CONI e in quell'occasione fece proprio una promessa che ci sarebbe stata grande collaborazione in caso di elezione fra Comune e CONI. Il protocollo di oggi è la conseguenza di quella promessa, è l'attuazione di quella promessa. Noi speriamo molto in questo protocollo, è un protocollo che ci permetterà di interagire col Comune su tutto, sulla formazione, sull'informazione, sulla come garantire la manutenzione, la gestione dell'impiantistica sportiva. Quindi siamo due enti di grande competenze che mettono insieme le proprie sinergie. Ci sono altre belle proposte per quanto riguarda la città di Napoli, soprattutto per il 2026. Sì, questo è uno dei primi atti di questo protocollo. È partita la candidatura per Napoli, capitale europea dello sport 2026. È stato fatto il comitato promotore, formato da poche persone, da pochi enti, due in particolare che voglio citare, sono il CONI e Lussi Campania e Lussi Nazionale con il presidente Gianfranco Coppola. Siamo insieme CONI e Ussi per garantire e sostenere questa candidatura e l'avvicinamento a questa candidatura. Lei crede molto nelle sinergie e nella collaborazione, l'ha fatto in tantissimi momenti e questo è un altro momento topico importante. Sì, noi abbiamo fatto protocolli con l'ANCI, con la Coldiretti, con l'ARUS, è sempre il metodo Universiadi, le sinergie fra le istituzioni sono quelle che funzionano, quando le istituzioni, anche se a volte sono in guerra fra di loro, ma decidono di lavorare in sinergia, si ottengono sempre eccezionali risultati. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo un grande patrimonio di impianti sportivi che però va valorizzato, rafforzato, mantenuto e ben gestito.
Per far questo la cooperazione, la collaborazione col sistema dello sport nazionale è fondamentale, quindi ci stiamo muovendo in questa direzione con un forte raccordo col CONI, con le federazioni, con tutti quelli che sono gli atleti, gli sportivi napoletani, per fare in modo che veramente lo sport ritorni ad essere al centro del futuro di questa città, che sia strumento di educazione, di inclusione, ma anche di competizione, di attrazione. Quindi è un grande impegno collettivo, noi abbiamo assunto questo impegno come amministrazione e lo stiamo portando avanti. Pino Maddaloni quest'oggi qui al Comune, intesa tra Comune e CONI per una sinergia, un correre insieme per far fare sempre più sport e per migliorare le attrezzature della Campania. Ma sono contento, lo sport ci insegna a fare squadra, questo è fondamentale. Mi auguro che si organizzino tante attività per questi bambini, in modo che possano essere coinvolti da questo meraviglioso sport che trasmette dei valori facendoli giocare, il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo, l'amicizia. Io mi auguro che veramente oltre a questa giornata ce ne siano tante tante dove i protagonisti siano i bambini. Tanti atleti di grandissimo livello, tra cui tu, quest'oggi il Presidente vi ha raccolti perché a testimoniare questa unione, questa voglia di crescere insieme. Prima di essere dei grandi atleti siamo stati bambini tutti quanti, e abbiamo giocato tanto, siamo cresciuti e oggi siamo un esempio. Speriamo che veniamo messi nelle condizioni di poter dare al futuro, che sono i giovani. Io penso che nessun bambino nasce cattivo, è importante il percorso che fa, le persone che frequenta, e spesso la famiglia da sola non ce la fa, e il Comune, il CONI sono le nostre famiglie. Speriamo che sfruttino le nostre competenze, le nostre vittorie. Lo sport non è solo un gol, non è solo l'Ippon, lo sport non è solo la medaglia, è un percorso vincente dove sul podio non salgono solo in tre, non vince la medaglia d'oro uno solo, ma si possono salvare tanti bambini, tanti giovani, e Napoli ne ha bisogno. Gianni, penso che già la conosci, la nostra judoka Matilde, e non so che domanda fargli, che ne pensi tu? Io di sicuro sono contento di vederla e adesso mi invitava ai prossimi allenamenti insieme a lei. Allora, se c'era Muscariello i problemi non se li creava, anche maestro è molto... Eh sì, forse è più abituato al... Sì, lui sa come gestire la situazione. Io mi sento più impacciata, non sono brava a parlare. Va. Mi fa piacere stare con lui. Diciamo che io sono venuta per l'equitazione, perché io sono multitasking, no? Faccio più sport, 8 sport, quindi il mio sport del cuore è il judo. Poi faccio tutti gli altri sport, quindi ero venuto con Alfonso Beatrice per l'associazione Ananche, no? Per l'equitazione, però in questa situazione mi hanno presentato come judoka paralimpica. Pino Porcio, quest'oggi presente a questa unione, tra collaborazione tra Comune e CONI, un momento importante di sinergie per lo sport campano. Sì, è un momento importante, la firma di questo protocollo di intesa fra due istituzioni fondamentali, e soprattutto in un momento di grande difficoltà e di crisi per lo sport in generale, ma per lo sport napoletano, nel senso non tanto sportivo atletico, ma quanto proprio legato all'impiantistica, a quelle che sono le difficoltà di gestione degli impianti. Quindi in questo momento più che in passato è importante fare squadra, e questo è un ottimo esempio per la città. Devo dire che c'è proprio questa grossa volontà sia da parte del Comune che del Presidente Roncelli di fare squadra, proprio in rapporto anche a quelle che sono state le esperienze precedenti. Sì, perché da soli non si va da nessuna parte, proprio perché è difficile, bisogna unirsi, mettere insieme professionalità, competenza per sostenere lo sport, per sostenere
chiaramente i giovani, i ragazzi, i disabili che hanno bisogno comunque di fare attività per una questione fisica ma anche e soprattutto per una questione psicologica, soprattutto legata alla situazione post-Covid che comunque ha creato grossi traumi.